questa è soltanto la breve cronaca di una notte, che a Fallujah calò una sera qualsiasi. Dopo il secondo assedio delle truppe della coalizione alla città irachena e i furiosi bombardamenti del novembre 2004. Che giorno fosse? E quale anno? Tutto sommato non ha una rilevanza speciale, perché ogni giorno e ogni notte a Fallujah, ma anche a Baghdad, Tikrit, Bassora, Najaf, si muore. E questa è la cronaca di come si muore in guerra. Fallujah! Qui pensano soltanto a resistere! Unica soluzione, farli fuori tutti! Ma non si può dire, fanculo, allora facciamoli fuori un poco alla volta! Lanvi, avanza fino a raggiungere l'obiettivo! È un ragazzino iracheno che imbraccia un Kalashnikov. Se lo tiene stretto anche nell'ultimo viaggio. Uno. Gli avevano parlato di due terroristi. Nel buio, a terra, vede un'ombra, l'ombra di un uomo cazzo. L'altro, fermo dove sei! Il marine riconosce la voce di una donna, che nella propria lingua prova a dirgli qualcosa, mentre singhiozza e piange. Cazzo, vaffanculo, una donna! Lo vuoi sapere chi c'è qui? Lo vuoi sapere? Una donna, cazzo, una donna, bendata! Negativo, irachena. Età indefinibile, né giovane né vecchia. Penso si tratti di una parente del figlio di puttana che ci ha massacrati, la madre forse. Ma tutte quelle cazzate che ci avete detto che qui non c'era più nessun civile! Di sparare su tutto quello che si muove, tanto ci sono solo terroristi! E questa donna, cazzo, questa donna ve la siete dimenticata? E quante ce n'è di donne e ragazzine armate nelle case? Popolo di merda. Cosa cazzo siamo venuti a fare a liberarvi? La bomba atomica, altro che libertà! Figli di puttana, bastardi, assassini. Vengo qui e faccio ammazzare per voi. Ora sì che il silenzio è assoluto. Se vuoi, posso farti del tè, soldato. Quando del mio museo non è rimasto più nulla, ho deciso di venire via. Non c'era più alcun motivo per rischiare la vita a Baghdad e sono tornata dai miei genitori in questa casa. Intanto eravate arrivati anche voi, ma il clima all'inizio era diverso. Niente violenze, niente anarchie. Vi siete fermati fuori dalla città e noi dentro ci siamo illusi di poterci salvare.